ride through the Grand Canal, thanks to our friend Daniele of Foresteria Levi. So now follow me and we go to Daniele. We meet Daniele and then of course we go through the Grand Canal. As you can see, today is a bit cloudy, freezing, and a bit windy. But it's always nice to have a visit in Venice. So we are arriving. This is the boat for today, a typical wood boat. And he is Daniele. Ciao Daniele. Grazie a te. Tutto bene, grazie a te. Ok, so. Ok, here we are and here start our ride through the Grand Canal. Today is very cold. Va bene qua? Va bene qua? So as you know, Grand Canal is crossed by four bridges. This is the Calatrava bridge. The latest built in last. And here starts the Grand Canal that, as you know, finish on San Marco Square. So if you like this special live streaming, please follow us, subscribe, and share the video with your family and friends to have a beautiful ride. It's a special streaming live today. Here on the right, we have the first church on Grand Canal. San Simeon Church. Here on the left we have the Scalzi Church.
It is really, really, really amazing inside. I suggest you to visit because it's something unbelievable inside. And now we pass through the second bridge on Gran Canal, the Calci Bridge. Also in a winter day is always beautiful to have a ride on Gran Canal because all the palace, the ancient palace, are really, really nice. The boat is called Topetta. It's the typical Venetian boat, and you have in two sizes. The big one is for, as you can see in front of us, this one is coming to us, is for workers. And this is a little, of course, one. Family, it's really, really nice. It's one of the most typical and ancient boats on Venice. Here on the left, you have the Santa Lucia Church. Wow, almost 200 people visiting Venice with us. Thank you very much. Now we are arriving at San Marcola, and that building in front of us is the famous casino. Of course, it's open for Venetians and for tourists. Here on the right is the Historical Natural Museum. And this is the casino. Thank you.
This is San Stai Church. And this is Capesaro, an international gallery museum of the Oriental history. And if you follow us on YouTube, you know that from here we have a beautiful streaming, live streaming, 24 hours, of this beautiful sea on Gran Canal, of this beautiful view. And here on the left, we have the Cadoro. And this is the Venetian Fish Market, see from with the view from Gran Canal. And this is the part of the fruit and vegetable market. This is, of course, if you have just visited Venice, the Vaporetto that ride all the Grand Canal from Piazza di Roma to San Marco Square. And here are two ladies that are rowing on Grand Canal. This is the famous Voga alla Veneta. And now, on the right, the first glimpse of the Alto Bridge. Magari mettiti un po' di fianco e ci fermiamo un minuto. And this is the beautiful view in an unfortunately cloudy day of the Rialto Bridge. And the Gran Canal. Thank you.
we just hit the 300 viewers. So please share the video, share the live stream with your friends and family. And if you want to subscribe to this channel, you can also ask us for a special tour, for a special streaming of the part of Venice that you would like to visit from your home. Here on the right is the typical sandalo. It's a, of course, a wooden boat
with the row, and we also use this boat for race. If you have never seen the regata storica, where are the gondolini, the fastest, and sandali, and we have just a few videos of regata storica. So if you want to visit our channel, you find them, and please enjoy and share them. Here in front of us, there is the Ca' Foscari Palace that hosts the famous Ca' Foscari University of Venice. And here on the left, we have Palazzo Grassi. And this is Carezzonico. And this is the Accademia Bridge, the only bridge on Grand Canal built with woods. And this is the facade of Foresteria Levi, where Daniele is the manager. And that it hosts a beautiful foresteria with 20 rooms, where Daniele is the manager. And if you want to
have a night here. There is the link in the description. Here on the Grand Canal is the historical music museum, where there are place also the Biennale. And on the other side, there is the beautiful hotel for Osteria Levi. This is the Accademia Breeze. This on the left is Palazzo Franchetti. Hi Jenny. Ciao Sergio. Ciao Nicole. Ricordati che se non riesci a vederla perché stai lavorando, poi ovviamente faremo l'upload dell'intero video e lo potrai vedere in un secondo momento. E quindi se vuoi condividerlo con amici e con la tua famiglia, ovviamente non dimenticate di sottoscrivere e di iscriverti al canale per vederne anche di altri. Ciao Aurora! This is the palace with all the golden mosaic on the facade. And this is the Peggy Guggenheim collection that invented called the Palazzo Mai Finito, because as you can see, the building is not finished. It's only on the first floor. Ciao John. And this is Caladio. If you don't know Caladio, read about it, because there is a lot of legends and mystery about this building. And it's really nice. If you want, you can buy it. And this is Salute Church. Magari ci fermiamo un attimo, andiamo qua. Così.
Sì, Aldo, è una barca che può anche essere portata a remi, ma ovviamente con questo freddo la stiamo portando a motore. Non mi sento più le mani, ragazzi. Andiamo pure. Grazie. Ciao, Miki. Sì, ovviamente stiamo andando a motore, Sergio, perché le condizioni della laguna, del canale sono fantastiche, però fa freddo e sarebbe durato troppo, ovviamente, il giro. Comunque adesso vediamo Piazza San Marco. This is Punta della Dogana and this is San Marco Basin. We're waiting for you, Lisa. Ciao Basil. In front of us there is St. George Island on the left and Giudecca on the right. And now we are arriving in San Marco Square with a different point of view from the boat. In the latest live streaming, we walk through the San Marco Square and today we visit it from the boat. This is the Dodgers Palace. What a view.
Ciao Miriam, ciao Gillian. We hit the 400 viewers. Thank you very much, guys. I also see some donation. Thank you very much for helping us to continue this channel. And if you want, please subscribe to suggest us some live streaming. This is a gondola. Ciao Bella. Ciao Wanda. And now we continue our ride through the typical canal. And this is Ponte dei Sospiri. Look at how beautiful the Doge's Palace is. This view you can have only by gondola or on a typical Venetian boat. The ride is a special one because there are no vaporetti, no boat that can bring you here. So enjoy it because there are a lot of buildings, a lot of palaces passed on these little canals that you can visit only by a boat.
fa parecchio freddo, però comunque come potete vedere Venezia è sempre incredibile. Anche con il freddo e con una giornata nuvolosa, regala degli scorci che sono indimenticabili. We are back on the Rialto Bridge. We want the 500 viewers. Share this video, share the streaming live with your friends, with your family, and help us to enrich our channel with our live streaming. Okay, we reach it 500. Thank you guys. Thank you all. This is a training session of Voga La Veneta. Ciao Aldo, sì, tra poco vediamo anche il ponte delle Guglie. Adesso siamo tornati in Canal Grande, ma tra poco ricominciamo con dei canali più nascosti, più tipici. E poi ovviamente torniamo, facciamo anche il Rio di Canaregio. This is the fish market area.
as you can see, it's a really thin canal, and we have to wait another boat. Look how beautiful it is. Look how Daniele can drive this boat. And look how thin is this canal. Thank you.
look how beautiful is always is also the house in Venice. The big building in front of us is the cathedral from the side, of course. We are just hitting the 600 viewers. So thank you guys. Don't forget to subscribe to our channel and support us for the next live streaming. And if you want to do something in particular, just click on the link and subscribe on our channel. Capisano. And we are back on Gran Canal. If you want to see this view on our I Love You Venice channel, you can have in a live streaming 24 hours from dire dopo che un'altra Venezia qua l'acqua è molto più alta, immagino. Yes, Daniele suggests that with a bit higher tide Venice change in all its beauty. Grazie a te, Magiese.
per averci supportato in questa questo streaming live. And this is Fondamenta degli Ormesini. It's the most famous fondamenta for Baccarì to have a Venetian typical spritz and some cicchetti, the Venetian tapas. And as you can see, the wind is helping us to have the sun at the end of the video. And we hit the 600 viewers. Thank you very much, guys. Thank you a lot. Ciao Trina. Look how typical this part of Venice is. It's a bit less touristic, but is where the last Venetians live. Live ascolto.
Thank you very much, Charlie. Thank you a lot. Aspetta, dopo ti pulisco, scusami, ho messo le scarpe senza pensarci. Ok, we are back. Of course, in this little canals it's not so easy to streaming live due to the connection. Now it's so nice because we leave the canals to have a little ride through the lagoon, and in front of us there are the beautiful Dolomites with the tons of snow. Here is the Murano Island, and that is San Michele Island that hosts the cemetery of Venetian people. And if you visit it, you find a lot of famous composer and artists. È dall'altra parte, però ovviamente abbiamo lasciato i canali più piccoli, più tipici, perché adesso appunto avevamo il piacere di mostrarvi anche la parte della laguna e soprattutto di percorrere il Rio del Canareggio e passare sotto il ponte delle Puglie.
already. And Debra, if you want like to visit Giudecca in Burano, please subscribe to our channel and ask us for a live streaming by boat on through the canals of Giudecca and Burano. Piacere che con questi scorci di una Venezia così romantica stiano nascendo delle nuove amicizie. Thank you Paraíso, thank you very much. This is Rio de Canarejo, a place where there is the opening Grand Carnival Festival. And here on here is the finish of the Boga Longa race. It's an amateur race, really nice. Grazie mille Adam, grazie Brenda, thank you a lot Brenda. Paraíso, grazie mille Paraíso, davvero.
with your donation we can also continue with the streaming live and discover more about Venice. By boat and of course by water. Eccoci Marina, stiamo per arrivare, ancora qualche secondo e passiamo sotto il ponte delle Guglie. Questo è il Rio de Canaregio che ospita la grande apertura del Carnevale di Venezia e dove anche termina la Voga Longa, che è una gara amatoriale di barche a remi che si percorre attraverso Venezia e l'intera laguna. È una cosa molto curiosa e molto anche divertente da fare. Also, from here we have a beautiful live streaming view, 24 hours, in the highest resolution of the Guglia Bridge. Ecco Marina, questo qui è il ponte delle Guglie, che adesso noi ovviamente passiamo sotto. Canal, and now we continue to the Piazza di Roma. Lo so. Hai qualcosa di carino da mostrare su zona? No, perché appunto. Andiamo con calma verso di là. Grazie. Come prima. Perfetto, bene, grazie. Se è libero andiamo dove andare. Tranquillo, grazie mille. Aldo, il ponte di vetro è il ponte della Costituzione, o anche chiamato il ponte di Calatrava. L'abbiamo inquadrato all'inizio, siamo partiti proprio da lì a fianco e adesso comunque ci stiamo ritornando. Marina, con questo freddo ci starebbe proprio, sai? Esatto Nicole, ci starebbe proprio bene. Con un buon cicchetto inizi la serata
in modo proprio tipico veneziano, ci sta proprio bene. Thank you Rossi, grazie. Grazie a te Eva. Thank you Yellow Roses, grazie mille. Ciao Divergente, ciao da Venezia. Ecco, questo è il ponte di Calatrava, della Costituzione, è l'ultimo, è il quarto e per ora ultimo ponte costruito sul Canal Grande, ed è ovviamente, come potete vedere, costruito in acciaio e vetro, l'unico, perché invece l'Accademia è un ponte costruito in legno e Rialto e gli Scalzi invece sono ovviamente in pietra. Our boat ride is coming to an end. We are back in Piazzale Roma. Grazie mille a te, Besi. Quindi grazie Daniele per questa visita, per questo giro in barca. Non dimenticatevi di visitare il sito di Foresteria Levi, trovate il link nella descrizione. E quindi andate a trovarlo nel suo hotel. Ovviamente vi aspetta per tutti i suggerimenti e perché no anche per magari organizzare qualche gita, qualche suggerimento. Grazie mille. Grazie. Ci vediamo presto. Ciao. Non mollare, vai a piedi. Grazie. Avevo idea. Ti faccio una, tu scendi. Sì. Daniele, grazie, dopo ci sentiamo il mio telefono. Grazie, dopo ci sentiamo. So, don't forget to visit Foresteria Levi website. You find the link in the description, and if you want to visit Daniele's hotel, you can book directly from their website. Now we have a little walk here around Piazzale Roma.
Sì, terra mare. Adesso andiamo proprio sui giardini di Papadopoli, che sono dei giardini storici, vecchi, molto belli, e tra poco andiamo lì. Sì, infatti, prossimamente probabilmente Daniele potrà anche organizzare dei giri in barca turistici, per cui visitate il suo sito e magari prendete degli accordi. Sicuramente sarà felice di fare un giro simile al nostro, che come vi dicevo è molto speciale perché non possono passare tutte le barche, se non quelle tipiche veneziane, e per cui non ci sono... At Giardini Papadopoli. No, sto tremando dal freddo, non mi sento più le mani. Effettivamente è stata una giornata bellissima, ma purtroppo ventosa, e quindi sto un po' tremando, anche se avevo il guanto, ma ovviamente dopo un'ora in barca fa parecchio freddo. Adesso sì, concludiamo, torniamo sul Canal Grande e ci salutiamo. Becco un gran canale. So, thank you very much guys for this beautiful boat ride with us. Thank you to Daniele for helping us to manage this live streaming. Thank you all for the donations. Thank you for
all the viewers. Now we are really a lot, more than 400. And don't forget to subscribe to our live channel. I love you, Venice. And please share this content with your family, with your friends, and help us to reach a lot of viewers. So, from Sebastiano and from Venice, grazie mille a tutti quanti. Non dimenticatevi di sostenerci iscrivendovi al nostro canale, condividete quindi i nostri contenuti, i nostri video con amici, con la vostra famiglia, e quindi aiutateci a portare avanti questo nostro progetto per cercare di mostrarvi la Venezia più autentica e la vera Venezia, quella un po' meno turistica. Grazie mille anche per le vostre donazioni che ci aiutano e ci permettono di andare avanti, di portarle avanti. E niente ragazzi, alla prossima. Ciao da Venezia. Ci vediamo molto molto presto. Grazie mille. Ciao.